Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Non giudicate per non essere giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati voi, e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? O come dirà il tuo fratello: Lascia che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre nel tuo occhio c'è la trave? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Eccoci giunti a lunedì 22 giugno. Abbiamo appena letto il Vangelo di oggi, capitolo settimo di San Matteo. E quest'oggi ci prepariamo, o meglio, iniziamo a prepararci alla festa che celebreremo giovedì, quella del cuore eucaristico di Gesù. La devozione al cuore eucaristico di Gesù ha origine sul finire del XIX secolo da una richiesta dello stesso Gesù alla mistica laica Sophie Prouvière. Il 22 gennaio del 1854, apparendole durante l'adorazione eucaristica nell'oratorio delle suore del rifugio infermiere dell'ospedale San Giacomo di Benson, Gesù le disse con tono di lamento le seguenti parole: Sono il cuore eucaristico. Ho sete di essere amato nel Santissimo Sacramento. Quante anime mi circondano, ma non mi consolano. Il mio cuore domanda l'amore come il povero domanda il pane. Come descrisse la visione la signora Prouvière, il Divin Cuore era come immerso in una profonda desolazione, ma aveva nel volto qualcosa di indefinibilmente dolce, un'espressione di bontà infinita, anche se congiunta a un dolore sconfinato per l'ingratitudine degli uomini, perfino delle anime più favorite dei suoi doni. Che cosa dice Gesù a questa mistica? Che lui è il cuore eucaristico. Ho sete di essere amato nel Santissimo Sacramento. Quindi è chiaro ed è strettissimo, come abbiamo già detto, il legame tra il Sacratissimo Cuore di Gesù e il cuore eucaristico. E Gesù chiede di essere amato dove? Non tanto davanti a una bellissima statua, che ovviamente più è bella, più ci rimanda Gesù, però non lì, ma davanti al Santissimo Sacramento. E Gesù ci mostra come sia possibile che molte anime possano circondare il Santissimo Sacramento, ma non consolarlo. Essere in chiesa, essere davanti all'Eucaristia, essere davanti al tabernacolo, questo non vuol dire di necessità consolare Gesù. Consolare Gesù è di più di una presenza fisica, molto di più. Che è importante una presenza fisica, è necessario. Ma consolare va oltre. Noi potremmo fare l'esperienza di essere molto tristi e
E l'avremmo anche fatto questa esperienza. E avremmo anche visto che possiamo avere attorno 100 persone e non essere consolati da nessuna di loro. Perché la consolazione va oltre la presenza fisica, va oltre il numero. La consolazione è una cosa del cuore, è una cosa della volontà e quindi supera la presenza fisica. Il mio cuore domanda l'amore. Il Signore Gesù domanda di essere amato. Noi possiamo fare 1.000 comunioni in un giorno, ma non entrare mai in comunione con Gesù. Quindi dobbiamo chiederci quanto è vera la nostra fede, quanto corrisponde a ciò che il Signore ci chiede e si aspetta da noi. Noi diciamo di avere fede in Gesù. Ieri nell'omelia ho parlato della morte che San Francesco chiama sorella. E qualcuno mi ha fatto presente che, insomma, quel discorso sulla morte può aver creato qualche imbarazzo, che qualcuno magari sia un po' spaventato, un po'. Ma noi in chi crediamo? Vedete, siamo talmente lontani dal pensare alla vita eterna, dal pensare alla finitezza della nostra esistenza, talmente lontani da Gesù, che parlare della morte, come parlare della nave che ci conduce alla nostra vacanza, all'aereo che ci porta nel Paese delle Meraviglie, noi lo pensiamo come qualcosa di terribile, di tremendo. Ma voi avete mai visto nessuno andare in vacanza ed essere triste, angosciato, depresso, spaventato perché deve prendere la nave, perché deve prendere l'aereo? È felicissimo. Perché parte per la sua vacanza meravigliosa che è un anno che sta aspettando, che ha progettato. Noi una vita. Dovrebbe essere una vita che noi aspettiamo, progettiamo e pensiamo al giorno del nostro incontro con Dio. E abbiamo paura. Guai a parlare della morte. Ma questa morte arriverà. Che ci piaccia o non ci piaccia, noi andiamo avanti a vivere la nostra vita come se non invecchiassimo mai, ma noi invecchiamo. E più invecchiamo, più aumentano le probabilità di dover incontrare questa sorella, la quale non aspetta, la quale non rimanda i tempi, la quale quando bussa, apre, con la quale non ci si può mettere a discutere. Ma noi dovremmo essere felici, perché lei ci conduce in paradiso, ci conduce da Dio per sempre, come erano felici i santi, come era felice San Luigi Gonzaga, mentre portava l'appestato in braccio e tutti lo prendevano in giro, lo burlavano dicendo: ma lui così si ammalerà. E certo, infatti si è ammalato di peste, è morto.
Ma i santi sono fatti così. Anche quelli che lo hanno guardato e lo hanno preso in giro, sono morti anche loro, sapete? Qualche anno dopo San Luigi, come tutti. Solo che quelli lì non sono diventati santi. Non sapevo neanche il loro nome. Di Luigi invece noi conserviamo la memoria. Gesù chiede l'amore. Quante comunioni fatte male. Quanti modi di non prendere. Assolutamente non ricevere. Ma afferrare. Quanti modi di afferrare l'Eucaristia. Però capite, non... questo non dice amore. Quando una persona ti afferra, chi di noi si sente amato? Da uno che ti afferra, da uno che ti strattona, da uno che ti tira. Chi si sente amato? Il Divin Cuore era come immerso in una profonda desolazione. Dolce, buono, sofferente, per l'ingratitudine degli uomini e delle anime più favorite. Le stesse cose che poi Gesù dice a tutti gli altri santi. Pensate a Santa Margherita Maria Alacoque, pensate a Santa Faustina Kowalska, pensate a Padre Pio. Qualche mese più tardi, nello stesso luogo, Gesù rinnovò la propria richiesta. Sono il cuore eucaristico. Ho sete di essere amato. Fammi conoscere, fammi amare. Diffondi questa mia devozione nel mondo. Sì, è stata tanto diffusa che adesso non la conosce più nessuno. Praticamente, chi è che oggi conosce la devozione al cuore eucaristico di Gesù? Se chiedi a qualche credente, qualche cristiano praticante, parlami della devozione al cuore eucaristico di Gesù. Eppure ci sono santi e sante che ne hanno parlato e scritto, che si sono lasciate condurre dal cuore eucaristico di Gesù. E il tema è sempre quello, amare. Ma come si fa ad amare se si arriva in ritardo alla messa, se si arriva all'ultimo momento, se si arriva dopo aver fatto altri 1500 n cose? Come si fa ad amare se appena finisce la Santa Messa si scappa via, si va a fare la colazione, si va a mangiare cappucce e brioche, appena finita la Santa Messa si mette a chiacchierare? Ma questo dice amore. No, perché l'amore ti porta via cuore e mente. L'amore ti fa arrivare all'Eucaristia trepidante, ardente. In breve tempo la devozione si diffuse non solo in Francia ma anche in Europa e autorevoli teologi dimostrarono che non si trovava in questa devozione alcun elemento di preoccupante novità, ma che viceversa questa risultava un approfondimento di uno specifico aspetto della devozione al Sacro Cuore, precisamente quello di venerazione e di riconoscenza all'amore infinito del cuore di Gesù nel darci l'Eucaristia. Certo, l'Eucaristia è proprio il suo cuore. Ecco perché sono legate. L'Eucaristia è la sua presenza. La presenza del suo cuore. Abbiamo già visto che l'Eucaristia è il tessuto miocardico di Gesù. Dai miracoli eucaristici l'abbiamo visto.
il suo cuore si è dato nell'Eucaristia. Se noi vogliamo incontrare il cuore di Gesù, non abbiamo altro che fare che andare all'Eucaristia, che il suo cuore ha pensato questo dono sempre presente nel tempo e che noi purtroppo tanto male trattiamo, di essere presente con noi, questo dono che dice la sua presenza. La devozione al cuore eucaristico fu promossa tra gli altri dal padre carmelitano scalzo e servo di Dio Agostino del Santissimo Sacramento Hermann Cohen e da San Pier Giuliano Eimhard, per esempio. La devozione al cuore eucaristico, come scrisse San Pier Julien, certo il sacro cuore è pure in cielo, ma per gli angeli e i santi già coronati. Nell'Eucaristia è per noi, dunque la nostra devozione verso il Sacro Cuore deve essere eucaristica, concentrarsi nella Divina Eucaristia come nel centro personale vivente dell'amore e delle grazie del Sacro Cuore di Gesù per noi. È un rimando continuo, un continuo rimando del Sacro Cuore all'Eucaristia e dell'Eucaristia a Sacro Cuore. Provocatoriamente San Pier Giuliana così predicava durante i ritiri: miei buoni signori, non fate nulla di buono per le anime perché non siete del vostro secolo, siete sempre nel passato, ci parlate sempre di Betlemme, di Nazare, del Calvario, tutto questo è troppo antico. Mi guardavano con aria stupita e allora riprendevo: eh sì, dicono che il passato conduce al presente, ma spesso accade di smarrire la strada. Nostro Signore non sta più nel presepio sulla croce. Perché non lo mostrate alle anime là dove Egli è, nel tabernacolo, col suo cuore pieno di vita e tutto infiammato d'amore? Sì, sulla terra tutte le cose grandi e buone non saranno fatte che per mezzo del Sacro Cuore, il quale non può che condurci al tabernacolo. E dobbiamo essere al tabernacolo amanti, consolanti, il santo, San Pier Giuliano Eimhard, combatteva una certa tendenza a ridurre il culto al Sacro Cuore al solo culto della sua immagine, la statua, il dipinto. Desiderava che tutti comprendessero invece la realtà dietro la figura. Gesù, nell'atto di porgere il suo cuore come figura di Gesù che si dà totalmente a ciascuno di noi nell'Eucaristia, riconosceva come vera devozione al Sacro Cuore solo quella che si traducesse in un'autentica donazione di sé per amore, una vita di immolazione, vale a dire una vita eucaristica, appresa sperimentando su di sé l'amore di Dio nel donarsi a noi, qui ed ora, nella Santissima Ostia. L'intuizione teologica di San Pier Giuliano Eimhard, la necessaria unione tra la devozione eucaristica e quella del Sacro Cuore, ha avuto in tempi recenti una prova scientifica. Le analisi mediche effettuate su diversi miracoli eucaristici in cui l'ostia si è mutata visibilmente in carne provano che tutto il tessuto del quale sono composto è effettivamente tessuto di miocardio umano, vale a dire letteralmente il cuore di Gesù. Noi quando andiamo a ricevere l'Eucaristia, noi riceviamo il cuore di Gesù. Ci dà il suo cuore, lui ci nutre con il suo cuore, ma ci pensate? Lui ha lasciato il suo cuore qui, sulla terra, è tornato al cielo lasciandoci il cuore, ma pensate che cose incredibili, è tornato al Padre lasciando il cuore qui da noi, tanto ci ama. E noi, il nostro cuore, dov'è che lo lasciamo? Dov'è che l'abbiamo lasciato?
nelle mani di chi lo abbiamo messo il nostro cuore. È lì, è davanti all'Eucaristia, che noi comprendiamo un pochino di più e un po' meglio l'amore di Gesù per le anime. Solo lì, non c'è un altro posto. Ecco che allora quest'oggi noi domandiamo al Signore la grazia di rinnovarci nella nostra vita eucaristica e di renderci capaci, quando ci accostiamo a Gesù, di amarlo talmente tanto da consolarlo. Noi consoleremo Gesù tanto quanto lo ameremo. E giovedì alla messa delle 7:30 qui in santuario faremo veramente grande festa, ci stringeremo attorno a Gesù Eucaristia per dire grazie al suo cuore che si è donato a noi. E lo faremo sia attraverso la comunione sacramentale, sia attraverso la comunione spirituale. Ognuno, secondo la sua coscienza, si accosterà a Gesù attraverso queste due modalità di fare la comunione, di entrare in comunione, di vivere la comunione. E ognuno sarà chiamato a consolare Gesù attraverso il suo grande amore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.